tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video, sono Null. Oggi farò una nuova recensione di Alieni. L'ha scritto Stefania Gatti. E adesso vi leggerò le prime 3 righe. Greg e i suoi amici, Mark e George, tornavano a casa chiacchierando, calciando il pallone lungo il marciapiede innevato, passandosela a vicenda. Questo libro inizia con questa banda di amici, Greg, George e Mark, che stavano chiacchierando per tornare a casa, quando a un tratto videro un bambino, o più specificamente un loro compagno di classe, che stava cercando, ebbene sì, di parlare con gli alieni. Aveva in mano una spada laser e un cartone sopra la testa e gli stava parlando. Così questi 3 ragazzini ebbero la magnifica idea di prenderlo in giro. Ovviamente sono ironico. E quindi gli tirarono delle albicocche, facendogli credere che gli extraterrestri erano reali, che lo stavano parlando, che gli volevano dichiarare guerra e così via. Ma lui ci credeva davvero, credeva davvero e voleva scoprire, era molto curioso, voleva proprio scoprire se esistevano o no gli alieni. Infatti aveva aspettato dalla prima elementare il giorno in cui c'era l'esposizione dei pianeti, quindi di tutto il sistema solare, no? Lui era un bambino molto bravo, soprattutto in scienze, ma che in motore proprio non ci capiva nulla. Anche per la sua statura, che era un po' cicciottello, non riusciva a correre bene e non riusciva a far canestro. Il bello è che sua mamma è un'allenatrice della loro scuola e invece suo padre era un ex campione di basket. Quindi i genitori sono bravissimi a fare educazione fisica e invece lui no. Ma a lui gli interessano solo i pianeti e gli alieni. Quel giorno, il giorno dell'esposizione che si era preparato con il suo amico da tantissimo tempo, arrivò. Quando toccò a lui, disse molte cose sul sistema solare, ma poi volle approfondire di più sulla questione degli alieni. La maestra non gli andò giù, perché gli alieni cioè non è una cosa certa, non sanno se si sono veramente, e quindi la maestra non approvava questa ricerca, diceva che non era basata su cose vere. Però difendendosi lui disse che era basato su tutte le ricerche che aveva fatto su internet e sui vari libri che aveva trovato in biblioteca, che è vero. Però la maestra gli disse di andare al posto. Quando entrò un nuovo compagno, si chiamava Dave. Quando stava tornando al posto, dal gradino della cattedra inciampò. E quindi tutti i fogli della ricerca caddero a terra. Pensate quanti erano! Aveva esposto, aveva cercato di esporre per tutta la vita. Era questo giorno e in più che non l'aveva provato, aveva fatto pure una figuraccia. Dave si inginocchiò ad aiutarlo. E quando si salutarono e si dettero una stretta di mano, la mano di Dave era caldissima, che bollente, quasi lo ustionò. E così se ne andò al posto, un po' stupito che la mano di Dave, del nuovo compagno, fosse così calda, così bollente. Dopo un po' di giorni questo bambino, che continuava a credere che esistevano gli alieni, vide qualcosa di strano con il suo amico. Vide un occhio in cielo. Il suo amico proponeva che magari era un segno di guerra o magari era un segno di amicizia, ma ancora una volta nessuno ci credeva, e anzi iniziarono a prenderlo in giro molto di più. Gli lasciarono dei bigliettini con su scritto: sono un extraterrestre, vieni a prendere, non c'è ancora visto, che non è una cosa molto bella, anzi. Quando però sembra che una tempesta, tantissima grandine, cadde su di lui mentre tornava a casa da scuola con il suo amico. Anche la sua sorellina piccola lo vide e rimase un po' esterrefatta, anche perché lui raccontava che secondo lui ovviamente gli alieni esistevano e volevano venirci a salutare. Così che si mise a piangere e attirò l'attenzione dei genitori, che gli dissero che non doveva più spaventare sua sorella con queste sciocchezze. Però la sorella disse che è vero che c'era tantissima grandine, che non se l'era sognato, che aveva visto un extraterrestre da sopra questa nube di grandine, e che era fatto tipo uno scorpione, e aveva viste queste cose. Però non ci diede dopo caso, quando il papà lo andò a consolare dicendo che se vedeva qualche altro avvistamento di dirglielo. Quando il papà e il figlio stavano giocando in giardino a basket, ovviamente arrivò un suo compagno. Indovinate chi? Dave, che lo prese e lo portò in un posto. Indovinate dove? Ad una navicella spaziale, perché bene sì, lui era un alieno. Aveva le mani bollenti perché sentiva che vicino c'erano i suoi compagni alieni, e quindi le sue mani diventavano sempre più calde, bollenti, caldissime, e le sue dita si allungavano e diventavano più pelose. Quando entra Dave, ovviamente invitò il suo compagno di classe ad entrare nella navicella, e andarono su un pianeta lontano dalla Terra, lontano da tutti. Il pianeta si chiamava il Pianeta X. Solo che lui non poteva restare, quindi hanno lasciato l'alunno, che era così tanto curioso, con una famiglia, con un fratello. Lì si faceva amicizia molto più facilmente, anche se tu davi uno schiaffo, un pizzicotto, non succedeva nulla. Erano sempre felici, come se non fosse successo nulla. Un giorno andarono in gita su Marte. Però lo scienziato si comportò in un modo molto strano, come se in realtà non fosse un alieno, ma fosse un umano. È così che, curioso com'era, questo ragazzino volle scoprire se lo scienziato era umano e cosa nascondeva, che segreti nascondeva. Secondo voi, lo scienziato era un umano o era un extraterrestre? E secondo voi, domanda delle domande, gli alieni esistono o no? Lo lascio scoprire a voi. Questo libro è molto bello perché parla di come i bambini possono credere agli alieni e come no, perché uno è libero, è liberissimo, ha il diritto di crederci oppure non crederci, cioè come vuole lui. Perché ci sono anche degli avvistamenti, anche molti, parecchi avvistamenti, che magari ci sono degli UFO o anche magari su pianeti forme di vita, e esistono, però non è nulla di certo, quindi è una credenza. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate like, ciao ciao!